Armstrong sulla Luna, e la canzone che in quest'anno andava molto di moda era questa qua. E questo è l'ultimo del problema. Perché quando sei sposato da 30 anni e vai a casa e devi fare amore con tua moglie, dici è meglio lavorare in altre torette, perché stai a letto con una parente tua stretta. Poi c'erano le minacce da ragazzini. Se non vai bene a scuola, vai a lavorare. Ma due erano i lavori terribili. Due erano i lavori. Il barista e il meccanico. Dicevo, se non va a lavorare ti vanno a far barista, tremavo. E io poi il barista l'ho fatto con mio padre. Ai 6 di mattina. 16 anni. Andavo al bar, dormivo in macchina, dormivo alla cassa, stavo così. Mio padre diceva ai clienti, fate piano che gli spicci che lo svegliate, perché stavo... a 16 anni, stavo così. Mamma mia, con mio padre al bar quanto mi sono divertito. Porca miseria. Mio padre faceva una cosa bellissima. Noi eravamo due fratelli, siamo, e mio padre che non c'è più. Chiedemi un caffè. Sì, mio padre faceva un caffè. Noi dietro la macchina del caffè facevamo, di chi è il caffè? E mio padre fa, che c'è un documento, per favore. Per... I lavori cambiano, per esempio, adesso al bar, cosa mi fa incazzare il bar? Ora io sono rimasto al bar. Allora, lo faccio con te. Allora, io sono il barista, chiedemi una Coca-Cola. Negli anni, guarda com'è cambiato, come si è semplificato il lavoro del bar. Prima caricavi, scaricavi le cassette, riempivi il frigorifero. Dimmi, chiedemi una Coca-Cola. Li mettevi dentro, hai visto, spariva il barista. Tu dici, ma andiamo a... La Coca-Cola sta giù in fondo. Signore, arriva questo. Eccola, giusto. Oggi non c'è più questo momento, lo sai? Chiedemi una Coca-Cola oggi, 2018. Una Coca. Dice no. Una? Una Coca. Sì, dentro il frigo. Vai al frigo. Questo vale per una birra, chiedemi una birra. Sì, dentro il frigo. Già che ci va, pia pure la birra per lui. Cioè, tu servi l'altri. Che qualcuno fa qualcosa dal frigo che ci sto andando, perché tu è questo, no? C'è tanto, c'è stanna che cazzo fa un viaggio. All'ultimo sto andando via e mi dico, signore, signore, deve pagare. Ho messo dentro il frigorifero, sono tutto dentro il frigorifero. Certo. Gli ho detto a uno. E loro hanno, si alleggeriscono, ma però pesano di più. Ad esempio, è il meccanico. Ah, qui vengo, c'è il meccanico. Ah, questo si rompeva la macchina, si rompeva la macchina negli anni 70-80, non prendeva la macchina, era lì il meccanico, mannaggia, questa macchina è proprio il modello, tutto sozzo, no? Si metteva dentro il motore, si metteva dentro... Guardava, i meccanici negli anni degli anni mettevano la testa dentro al motore e parlavano con i pezzi, no? Con i spinterogeni, mannaggia, sentivi wow wow, wow wow wow. E per anni e anni, certi meccanici, la faccia di quei, tu non l'hai mai vista. Era un essere mitologico. Metà meccanico e metà spintero, tu non capivi che era. No, perché lavoravano sul motore, staccavo lo spinotto, quando si pioveva asciugavi lo spinterogeno, spignevi, partivi. Adesso pure i meccanici sono cambiati, perché le macchine c'è da un nonno, non ci stanno più. Dice, guarda, c'è una macchina, mi fa un rumoretto. Arriva vestito di bianco, con uno straccio di seta buona, di seta proprio di lino, così. Uno straccio arriva, fa, dico, buongiorno, ti sento? Dico, questa macchina sento che quando freno fa un rumoretto, fa. Quando frena lo fa? Faccio così. Non prima. No. Io freno. Appena frena? Dico, durante? Che cazzo? Che ne so? Io freno, non è che c'ho, che dura 20 minuti la frenata, dura 3 secondi. Bianco, candido, sembra un chirurgo dei gemelli. Questa cosa deve lo fare, la miseria. Non ha ancora toccato la macchina, non la sta toccando. E siccome non è che questi rumoretti un po' capita. Aspetti che chiama un altro? Giorgio, scusa, arriva un altro uguale, no? Sempre così. 13, arrivano 13 persone intorno, pare in consulto, uno sta ben morì, no? Fa così, lo sapevo. Ha detto, lo sapevo, in 13? Lui ha detto, lo sapevo. Lo dovevi sapere all'inizio, cazzo, no? Dice, è la centralina. Dico, che famo? Già centralina costa più della macchina. E dico, vabbè, sono 600 euro. Dico, guardi, lascia bene, rubo, denota, un altro. Che 600 euro una centralina. Ormai il meccanico, l'hai visto? Anzi, ormai... No, aspetta. Sai chi mi fa ridere a me? Questi qua. Questi qua mi fanno ridere, guarda.
Questi che vendono le case, gli immobiliari, chi ha comprato una casa ultimamente di voi? Fenomenale. È gente fenomenale, veramente. Arrivi, dico, chiedi, volete una casa? Dice sì, entro. Dico, citofono? Dice sì, scenda giù. Sceno giù, a casa. Faccio due rampe e scendo un seminterrato, tipo altezza prostituta, questa è l'altezza delle case dei mo', non dica le donne, magari gli uomini che hanno frequentato sanno che sotto ci stanno. E sto una prignota al lattico? No, tutto. Sì, raga, e qui devo cominciare da zero proprio così. Scendi e trovi questi venditori anche simpaticamente defumo, no? Scendi, seminterrato, due, vai seminterrato. E dice, prego, prego, prego. Dico, scusi, io ho letto sull'annuncio luminosa. Perché mo' vedi le lampadine un po' basse. Ma se lei mette 1000 watt qui diventa un set di un film. Mi fa, guarda, mi dice, guardi, guardi, guardi. Guardi qua, dice, ma poi una cosa molto bella è che lei qui è vicino alla metro. Che è molto importante, il fatto di avere casa vicino alla metro è importante. Solo c'era un problema, che questa casa non era vicino alla metro. Era altezza metro, cioè c'era la metro. Il tuo muro confinava a me, sentivi proprio, no? Giulia Agricola, 3 minuti. Cioè. Quando hai visto le pubblicità, cambia il cartellone, senti, fa poi le altre cose incredibili, ti dicono, dice, guardi, dice, sempre seminterrato, eh? Dico, scusi, però mi pare, sento un odore di umido. No. Questo è odore di antico, di casareccio. Dico, no, questo è umido, poi lì c'è sta tutto un vellutello. L'ha notato? Io ho detto sì, dico, guardi che i vecchi proprietari per fare quello lì, non so quanto hanno speso. Ho fatto, guardi, dico, no, sì, quella è umidità, dico, quello è vellutello. Tanto partiamo, lei fa il presepe a Natale? Sì. Tutto quello per fare presepe ce l'ha. Come si chiama per fare presepe? E il muschio lo può anche vendere. Poi ho detto, scusi, ma io mi sembra, sentito passare un treno. Ti volevo parlare proprio di questo qua. Mi ha detto, vede, vicino alla stazione, lei non deve manca alla stazione. Lei esce e sta alla stazione. Dico, no, sto tra il binario 7 e il binario 8, perché dico, stiamo in mezzo. Ma perché è comodo, è un attimo, signore mio. Dico, ma sai, quello dice, ma è comodo, no, la stazione. L'aereo, sente l'aereo? È il decimo, perché siamo a zona aeroporto. Siamo all'aeroporto, dico, no, stiamo attaccati alla rete dell'aeroporto di Ciampino, mo chi prima era di Ciampino, dice, beh, e si lamenta, dico, signore mio, io ho fatto, dico, ma ci manca solo che il traghetto, dico, e qui c'è tutto, mi fa, le volevo parlare di questo. Mi ha detto, voci di corridoio, perché io conosco il comune, prima dello stadio della Roma, questo, stavamo a San Paolo, mi fa, diventerà, oh, io non gli ho detto niente, un porto turistico. A San Paolo, a San Paolo. Lei tra 3 anni ci avrà vista mare. A San Paolo, vista mare. Dico, ma che mare? Ionio. Io guardi, dico, sullo Ionio. Dico, sullo Ionio. Ionio di qua. Tirreno di qua, signore mio. Io poi ho visto una cosa, mi scusi, ma io ho visto questa casa è storta, sto palazzo. Era storto. C'ha una pendenza di 40 gradi, sta così, sta appartamento, no? E dico, c'è sempre un muoio, spostiamo i mobili, qui non lo deve fare. Qui è la casa che sistematicamente, settimanalmente, i mobili, per conto loro, lei sta sul divano, dice, mi vedo la televisione e te vedi il settimino, che bello. Hai capito? Oppure, io volevo qualcosa di più spazioso, più semplice, ma faccio un loft. Io ho visti, me lo comprare una volta, no? Loft è bellissimo, perché è una stanza sola con tutto. Che è bella l'idea, se stai a Massachusetts, se stai a Manhattan, se stai a Central Park, ma se stai a San Paolo è loft. Hai sta sala così, dice, vedi, quella, la penisola, con l'angolo cottura, la penisola, quella camera da letto, che era solo il materasso, ma molto, quello è il bagno, la tazza con il lavandino incastrato a tazza. Ho detto, scusi, ma la privacy? Loft. Dico, scusi, ma se io sto, scusi, mi perdoni, loft che? Io sto a far sugo e quello caga, come fa a fare loft? Scusi. La sfida è il caffè della nonna. Guarda come c'è a casa. Con la capsula. Io ho fatto una ricerca. Sempre questo qua era
il caffè dove teneva mia nonna, vedi, origano. Perché nei barattoli delle nonne non c'era mai quello che c'era scritto. Tu dici, prendiamo il sale, assaggiamolo! Perché c'era lo zucchero, il sale, sai? C'eravamo tutti quanti. Per esempio, questa qua è una macchinetta, conoscete, no? Faccio vedere, perché mi piace fare questo tipo di cose reali. Tu prendevi, mettevi qua, cucchiaino, prendo questo qua, ecco qua, mettevi qua, ci sta, bravissimi, complimenti. Mettevi qua. Sì. Mi vai a piare una cassa d'acqua? Una cassa? Sì, pia. Signora, stiamo... Allora, non c'è l'acqua, c'è il fuoco! Allora, l'acqua c'è. Guarda, fammela bene, la famo divertire. Aspetta, Non ce leva. L'avete qua attaccato, l'avete messo... Vabbè, qui dentro c'è l'acqua, l'orlo l'orlo, si vede l'acqua, io la vedo! Metti il caffè, lo pressi, come? Vedrai tu come per chi non sa Roma, ha detto c'è l'acqua sopra la valvola se no schioppa. Allora, schioppa, lo traduco, esplode. Coniughiamo il verbo schioppa. Io schioppo, tu schioppa. Allora, metti questa qui con l'acqua che noi per comodità non abbiamo messo sopra il fuoco, che noi per comodità è pericoloso, e lo fai bollire. E usciva il caffè, versavi il caffè. Ma ormai non c'è più questo. Ormai nella gran parte delle famiglie ci sono queste qua, le capsule. Conosci le capsule, no? Metti qua, è tutto molto bello. Metti qui il caffè, metti qua, è carino. Sai, si dicevano una volta, invitavi, vieni a prendere un caffè a casa mia? Giusto? Una donna fa, vieni a prendere un caffè insieme? Oggi chiedici, ho una cialda. C'ho una cialda che tu manco ti immagini. Cioè, io ti ho posto un problema, no? Io dico, ma sicuri che queste capsule siano così comode, siano così economiche, siano così convenienti, siano così utili? E mi sono fatto una piccola ricerca, cara bella nonna, tra virgolette. Eccola qua, guardate. Allora, io ho fatto una ricerca. Le capsule vanno da una media di 20 centesimi a 50 centesimi, quelli di marche più prestigiose. Ci siamo? Posto? Se dubbi, chiedetemi, che vi spiego. Allora, questa qua, io ho fatto un conto che vanno mediamente da 20 euro al chilo a 80 euro al chilo. 20, 25, quelle meno di marca, e 80 quello di marca. Praticamente come la spigola e Aragosta. Non avendo risolto il problema dei capsule, noi con che ce famo? Dopo che ha fatto il caffè, con i fondi tua nonna ci faceva le piante? O ci leggeva i fondi, hai visto cartomanti? Il futuro. Come? Orecchini. Lo dico un attimo agli autori, qui dobbiamo risolvere questo problema. O penso tutti vanno via, tutti. Perché questo programma, e questa è una caratteristica, è interattivo, la gente può parlare, però è anche un modo di dire. Eppure Sebastiano Cianoria può parlare, ma mica parla! Una nota marca tedesca ha fatto un... si chiama parcheggio assistito. Funziona così, lo spiego. Tu metti la macchina a fianco del parcheggio, non so, qualcuno l'ha letto, e la macchina parcheggia. Serve una cosa però molto importante. Serve 70 centimetri prima della macchina e 70 dopo. Io quando ho letto dico, a Roma 70 già ci parcheggiamo a Jeep noi su 70. Cioè serve un metro e mezzo per parcheggiare. E qua non la parcheggia a Roma la macchina. Però c'è un altro tipo di parcheggio assistito, che è quello che ti guarda mentre parcheggi. Hai visto mai? Tu parcheggi e c'è un signore, no, ottantina mediamente, che te lo sa, parcheggiate va. Tu lo vedi fermo, dice, se è fermo sta a guardare. Poi entra in gioco e diventa parking assist. Te come, senti, tu stai a parcheggiare, metti la mano qua, no? Giusto? Metti la mano qua, per guardare dietro, come fai, no? Così, lui fa,
La voce fa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tu dici, e lui ti sta, vai, vai. Poi dopo il vai, 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 come poi il, come si chiama, il segnalatore su questo, nel parcheggio, ti, 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 lui fa, vai, vai, vai. Quando stai agli ultimi centimetri fa, oh, 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 capito? Più è serrato lo oh e più stai vicino alla macchina di quell'altro. Fa, vai, 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 oh, 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 e si è attaccato. Poi c'è le parole giuste, quelle del... Quando stai a guidare, non so perché, maggiormente lo dicono gli uomini ai mogli quando parcheggiano, mi fa ridere a me questa cosa. Facciamo, via, 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 no? Via, via, poi fa... La parola è raddrizza. Ma noi a Roma la R la leviamo per comodità. Lettera fa... Addrizza, addrizza. Addrizza, sterote, addrizza, sterote. Non so come cazzo addrizza le rote. Addrizza, sterote. Da ferma, addrizza, contro sers, scarica, scarica, pare che sta parcheggiando un tir. De... Poi c'è l'app, ormai c'è l'app per tutto, c'è l'app per tutto, ormai qualsiasi cosa c'è l'app pure per trovare il parcheggio. Hai visto l'app per trovare il parcheggio? È geniale, ma non è per Roma, porca miseria, è un'altra cosa. L'app per cercare il parcheggio ti dà a 3 minuti, tu dici, stai a camminare, dici, io sto Piazza Re di Roma, ti dice, a 3 minuti a Via Albalonga c'è il parcheggio. A 3 minuti a Roma! A 3 minuti ha cambiato il nome della via in 3 minuti! No, è bello, aspetta, molto bello, molto bello. A 3 minuti, tu pensi che a 3 minuti trovi il parcheggio che sta lì aspetta a te per sempre. C'è gente che al parcheggio ci butta per terra, la socera, l'hai vista, mette per terra. Ah, moglie! Se state qua, a Roma, sai qualcuno che sta fuori Roma, gli altri che vedono il programma dicono ma come gli vengono queste cose? Ci vivo con queste cose io! Da un po' di tempo, non so quanto tempo, sono usciti i leggings. Ma io non c'ho niente contro i leggings, oppure i calzoni quelli stretti, skinny skinny, scoopy skinny, scoopy skinny, quelli stretti. Però parliamo dei leggings, che ci fa più... I leggings è un'arma letale. Spiego perché. Perché se tu superi il 40 d'età, femmine, parliamo di donne, dopo la 40, la legge dice, c'è un articolo del codice penale, ci sono i bambini in giro, è pericoloso. Perché dopo i 40, il leggings stringe. Stringe la ciccia. Però la ciccia da qualche parte ad annà. Non è che ti metti a lei, la ciccia rimane a casa, tu esci... 48 kg, poi no, esce o di qua, vedi queste cose improprie. Io quando vedo le persone, ma pure 50, 60, dei ragazzi, ma pure i ragazzi, lascio passare tutto, di una certa età, dico, ma guarda questa 50 anni, quanta solitudine mi emana. Perché una con i leggings, di una certa età, con sto culo tutto così, maculati, a volte pure maculati. Possibile che questa, nella sua solitudine, non c'ha un parente. Uno che a casa gli fa, Luisa! Tu cazzo, vai. Proprio così, così, guarda, molto così. Luisa! Gente che, ma manco a dirglielo, c'è i citofoni, no? Fa, Luisa, ciao, sono Giorgio, tu cazzo vai con qui, lei? Cioè, damose una mossa, non si può andare in giro con quello. Io vedo, ci stanno pure signore qui grandi, io vedo bambine, mamme e nonne tutte vestite tigrate, 15, 50, 70, la nonna sembra un troione antico, non puoi andare in giro. Lascia la miseria, oh. Ma lo diciamo, Manuè, per voi! Poi un'altra cosa, lo dico, un messaggio, l'ultima puntata, dammi i miei rischi. La calza si chiama calza rete, lo sai per quale motivo? Perché c'ha la rete. Sto spiegando a lui, che calza rete? Sto spiegando a lui. C'ha la rete, no? La rete, come hai visto, c'ha i buchi. Dai buchi, se tu non sei proprio fisica, quando tu pressi, in quei buchi, hai visto quando fanno esercizi? Esce quello, dico alle donne, per la dignità di loro. Esce così, no? E non è bello da vedere. Poi dico, quando comprate, c'è sta nella scatola delle calze, c'è scritto dietro, modo d'uso, c'è scritto il modo d'uso, come si mettono. C'è scritto, leggi bene, a 180 gradi per 2 ore.
Perché stai a fare un rollè di vitella, stai facendo. Non stai cucinando. Lascia perderlo. Lascia perdere gli uomini. Ma gli uomini come piamo. Ma lascia perdere. Lascia gli uomini, ti ripeto, non è. Ah, gli uomini, sai chi sono? Sono quelli che quando la donna balla, lui sta a sede così, no? Bella, le donne alla fine c'hanno da loro, gli anni fa, c'hanno sto problema, mannaggia la puttana. Va detto a tua manonna, nonna, quando chiami Luigi al mare, non fare Luigi vi è fuori, perché si sente fa. Sei sposato tu, Massimo? Non sei sposato, convivi? Convivi bene o convivi male? Da 28 anni convivi, un paraculo, ancora non te la sei sposata. Questa ha capito tutto. Perché se ti sposi c'è sta un grande vincolo che normalmente lo dico ai giovani. Tu sei di Ardea, giusto? E lei è di... che ne so... Cinecittà. Sai che tu quando ti sposi... ah, dovrei andare a abitare a Cinecittà, vero? Lo sai che i tuoi genitori... ah, diventerei tipo orfano. Ah, lo sai che non li vedrei più per anni. Ah, lo sai, no? Perché lei va sempre vicino a casa della madre. Cioè, perché mia madre ci arregge i pupi. Ma perché la mia è buttata dalla finestra, i ragazzini. Perché sempre e comunque vicino a casa della madre. Chi è sposato? Sposati voi due? Sposati? Separato? Separato? E beh, ci riti, ringrazio a Dio. Sappi una cosa, come ti chiami? Mario. La donna che ti vuole bene, Mario, se lo dico con amicizia, simpatia, è quello che vuoi, è quella che ti lascia. C'è una che sta a 30 anni con te, non te va bene, Mario. Ci sono 20 anni che ti faccio felice e va a far felice un altro. Va. Essere pure troppo felici, manco è bello. E le donne, lascia aperte. Poi non te lasci, le senti, no? Io ho conosciuto tante separate. Lui, una come me, non la meritava. Infatti che ha fatto di male sto poro disgraziato per beccarsi a me. Tu un'altra come me non la trovi, ma manca la cerco. Una volta facevo un pezzo tanti anni fa, ma sono pure scomposto, ricordo adesso perché ho parlato con loro. Ti ricordate le risposte dei mariti, no? Che lei gli disse, lei le dice, tu mi ami, e disse, che faresti se io morissi? Ah! Pensa, oh, mi dispererei. B, mi spererei, amore, devi giungere sempre amore, capito? Qualsiasi amore. Alla terza, pensa a morire, poi noi. No, nel caso. Uno mi ha detto, ma tu sei favorevole ai matrimoni gay? Certo, così soffrono pure loro, che devo soffrire solo io. Quando accorgi, il problema non è il matrimonio gay, etero, gaspic, il problema è la convivenza. Hai capito? La convivenza. La mattina sarso. La mattina comincia, mia moglie proprio la sveglia, appena la sveglia. Allora te lo dico subito, subito. Ancora se addormi già te lo dice subito. La ragazzina l'altra notte non ha dormito. Così stavo così io. Ma chi mi avesse detto all'età mia, alle 5 di mattina sul corridoio? Sembrava la cosa. La gente fa da soddisfazione alla ragazzina. Parlo agli uomini, perché le donne pensano che sto scherzando, ma sanno che non sto scherzando. Allora, tu torni a casa, dopo 7-8 ore di lavoro, entri e fai ciao, ciao, ciao. Non ti risponde nessuno. E fino a qui. Ti avvicini e fa, Luisa, Luisa, Luisa. Luisa ti chiami te? E fino a qui ci siamo. Poi ti avvicini e fa, oh, stai qua? E che andate a stare? È arrivato il principe, no! Vedi cazzi tu, una cosa terribile. Io che? Dico che c'è per c'è? Cena, sì, e fa. Poi non la capisco più ormai, no? Hai capito, e che sta mai servitore? Vado papà, è il padrone. Questa è normale. Poi c'è la speranza che torni a casa e te fai, entri, fai. Ciao, ciao amore, sei tornato? Tu esci fuori e guardi interno, vai. Ti suoni, din din.
Dico, ciao, sei stanco? Porca tu pensi che sta a parlare con qualcun altro? Io dico, sì. Che vuoi per cena? Fammi questa, mi puzza. Quello che c'è. No, no, tutto il giorno in giro. Dici quello che vuoi, te lo facciamo. Non mi piace questa, non mi piace proprio. Dico, ma guarda, non ti preoccupare, tu stai stanca. E vuoi mettere la mia stanchezza con la tua? C'è qualcosa che mi quadra. Dico, va bene, dai, lo sai tu. Tu sai i miei gusti. E allora ti ho preparato tutto il giorno che ti preparo le fettuccine fatte in casa con ragù, come te lo faceva tua madre. E tu fai, ha scopato questa, ha scopato. Eh sì. Perché si è... Vedati, vedati. E questo è un mesetto, va bene così, Carlo. Tu torni, amore, fettuccini, ravioli. Ammazza che vita, oh. Non vedere la torna a casa. Tu manco suoni, din din, ti aspettavamo. Grande, un mese e mezzo. Dopo un mese torni. Alla porta. Suoni. Apri. Perché non ce l'hai le chiavi? E ho fatto sì, ma pensavo che. Dico, vabbè, dico. Un attimo, devo fare la doccia, si fa il coso. Ho fatto la spa, qui abbiamo fatto la spa, la doccia. Devo fare la doccia, sono stanco, te. E io ho fatto cazzo tutto il giorno. I ragazzini, oh, tre lavatrici ho fatto, oh. Dice, mannaggia la miseria, dico, vabbè, per cena che ha fatto? Niente, te l'ha fatta solo. Che mica è qui a, andando a cucina lei, a cosa, a carità, ehi. A un certo punto, dico, c'è qualcosa che non mi quadra. Pio, chiamo Giorgio. E faccio a Gio. Ma non te la scopi più, mia moglie. No, no, aspetta. Ah, lo so, è troppo comodo, eh! Un mese e mezzo sei durato. Io so 20 anni che ci so. Se sei un amico, come io sono stato con tua moglie 6 mesi, ci sono stato io con te. Io ti ho rispettato. Lo so che è difficile. Se, che a me mo dici che è difficile. Mo tu gli mandi un messaggio, ci fai pace. Almeno anzi tu 3 mesetti, te quali voglio. Ok? Amici come prima, rispettami, io ti ho rispettato. Ok? Ok. Vaffanculo. Arrivi, aspetta. Vedi fa? Ti chiama, fa. Maurizio? Sai cosa ti ho preparato? Mannate il messaggio, stronzo. Ta, sei fatta tutto, eh?